Cosa stai aspettando? L'acqua. Mi spieghi allora come funziona? Entra la borraccia. Sì. Per poi assaggiarla, mi dici se è buona. Ok. Ho voglia di vedere i miei ragazzi. È buona. Sono loro i ragazzi, oggi protagonisti all'inaugurazione della casetta dell'acqua a Montorso Vicentino, una scolaresca della primaria locale che ha fatto da cornice al taglio del naso del sindaco che li ha espressamente voluti. Ho convocato i bambini perché sono il futuro del nostro paese. Le casette dell'acqua servono appunto per fare in modo che ci sia meno spreco di plastica. Queste casette sono altamente tecnologiche e sono anche a livello di bambini, perché appunto non prevedono cose particolari, basta che loro inseriscano la tesserina e pigiano un bottone e l'acqua esce liscia e gasata. Quindi utilizzare le loro borraccine, riempirle d'acqua e poi bere l'acqua, che è importante per la nostra salute. È il secondo impianto nel comune voluto in questa zona di recente urbanizzazione, abitata da numerose famiglie giovani con bambini. A loro sono state donate piccole borracce in alluminio. Il desiderio dell'amministrazione attraverso i ragazzi è quello di far ricordare alle loro famiglie antichi saperi e abitudini quanto mai attuali. I nostri genitori, i nostri nonni non avevano supermercati, ma andavano con loro contenitori, quindi bottiglie, sacchettini di carta o carta oleata, presso i negozi e prendevano il materiale sfuso che portavano a casa, quindi non c'erano confezioni e di conseguenza non c'erano scarti. Ricordavo a loro che 10 anni fa le casette dell'acqua presenti in Italia erano 200, quest'anno invece sono già arrivate oltre 2000, quindi un aumento a quasi del 1000%, e questo perché appunto diventano cose sempre più richieste dagli abitanti. Il progetto Case dell'Acqua per Acque del Chiampo è iniziato circa 10 anni fa. Siamo stati i primi gestori nel Veneto a sviluppare un progetto su larga scala su tutti i nostri comuni soci. L'utilizzo spregiudicato e indiscriminato di plastica, di bottiglie di plastica, va arrestato. Dobbiamo appunto abituare, partendo dai ragazzini, l'uso dell'acqua del rubinetto e riutilizzo. Quindi il significato di questa borraccia è proprio quello di riutilizzare i contenitori